non abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi, cioè abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la coppa, cosa volete di più? Che cazzo volete di più? Allora, congratulazioni la do via, bellissimo. Allora, prendiamo subito la coppa che ci dà più soldi, c'è questa. E da qua dobbiamo tirar fuori il più possibile. Quanti soldi abbiamo? 13 milioni e mezzo, 33 mila di stipendio. Che in teoria se noi lo aggiustiamo un pelo, con 14 milioni, se poi noi riusciamo a vincere qualcosa dalla coppa, sono 20 milioni. Infatti, vedete quello che avevo detto, in Champions vogliono che arriviamo alla fase eliminazione diretta, che penso siano almeno gli ottavi di finale, presumo. Sì. In Coppa dobbiamo arrivare ai quarti di finale, in campionato dobbiamo arrivare in alta classifica, cioè vedete, ci servono i soldi, c'è poco da fare. Adesso dobbiamo capire come aggiustare questa squadra, come renderla più forte. Allora, Buitenic che si è ripreso. Quindi iniziamo subito a sistemare per quello che dovrebbe essere il nostro campionato. Allora, un terzino così deve andare in tribuna, mi dispiace. Ci serve un terzino destro, un terzino sinistro di riserva, dei centrocampisti buoni di riserva e un'altra punta. E tutto dobbiamo farlo con 14 milioni. Non è una bella situazione, va detto. Dopo esserci finalati sul mercato, noi abbiamo messo tutti questi giocatori in lista. Adekanya però in teoria non mi potrebbe servire. Brenet aspettiamo perché è utile, non so se che, non so quanto abbia di overall e di valore. Dost potrebbe essere in caso di emergenza una bella mossa. Duarte è un nostro ex giocatore. 1,4 milioni per un giocatore di questo calibro ci può stare. E poi abbiamo tutti questi giocatori qui da tenere sott'occhio. Mensa, dubito che riusciamo a comprarlo. Però, vediamo cosa ci salta fuori. Titolari barra panchinari sono tutti buoni adesso, c'è poco da fare. Ci serve una squadra lunga e soprattutto buona. Con il Leganés, altra partita che ha perso col Levante 5-1. E vinciamo infatti Ogma rotto. Per fortuna che il torneo estivo, non so quanto tempo si sia rotto, ma spero poco. Legamento collaterale 2000. Oddio, potrebbe rientrare per l'inizio, però minchia, partiamo bene. Momento di caricarsi il telefono, buono. Giochiamo la partita con Newcastle. Vinciamo 2-0 e si rompe Jürgen. E vabbè, allora ditelo, uno dopo l'altro si rompono. 5 settimane, vabbè, rientra per l'inizio del campionato. Comunque. Bello vedere che dobbiamo giocarci la partita più importante del torneo. Così, e vabbè, me l'aspettavo. Due giocatori rotti e non abbiamo ancora iniziato, siamo freschi. Vinciamo ai rigori. Dai, ottimo, ottimo, ottimo. Quindi abbiamo 22 milioni, bella. Diamo un'occhiata adesso su qual è la situazione. Abbiamo Brenet 76, Bunker 70, che potrebbe essere un ottimo turnover. Leandro 60, Fernandez 64, no. Essibue 76, Mensa 76, Gertrude 74. Potremmo fare un po' di mercato con questi qui. Vabbè che Dio, una clausola di 2 milioni e 9 non è male. Cioè non credo che al terzo anno di carriera chiunque sia sto tipo non valga quei soldi. Allora, paghiamo anche la clausola. Poi vabbè, 6 meno, pazienza, 2 milioni li posso anche rischiare. Facciamo così, 8, un po' meno. Ridicola! Rischio, al massimo aspetto una settimana. Capirò se sto facendo una bella mossa così, proviamo 5 milioni. 7-8, così lontano mi ci sono arrivato. 5 e 7. 7-8 6 e 3 con clausola da rivendita del 6%. E facciamo così.
Vediamo quanto vale sto Supreme Pork. Fatto è che siamo anche cresciuti di prestigio, quindi purtroppo è normale. Allora, Frimpork al 73. E oh, aspetta Fortes 65. È già un'altra cosa. 67, può arrivare a 85, vale 1.400.000. Quindi sì, posso provare la stessa offerta che ho fatto per... come minchia si chiama? Per Frimpork. Ah, Frimpong. Ho sbagliato, ho messo una R invece della N. 4 e 8. E accettano. Clausola della rivendita. Oh, vabbè. Accettiamo, vediamo quanto costa. 4.900 di stipendi. Beh, oh. Sto bene, cazzo. Cosa sarà? 60? 67 sarà rimasto. Se è di più ho fatto un affare. 72 mi ha chiesto così poco. Porca troia. Posso anche giocare al posto di Mattei, quasi quasi. E abbiamo deciso di deviare obiettivi. Infatti, i nostri nuovi obiettivi di mercato sono questi due. Ferdi Kadioglu, del Fenerbahce. Fenerbahce, non so come si dica. Trequartista olandese, 21 anni. E questo mediano dal Groningen. Groningen, lui tra l'altro vale 4.900.000, c'è una clausola di 3.900.000, per cui credo che possa fare al caso nostro e andrei subito ad acquistare lui. Infatti 3.900.000 di clausola, andiamo a pagare e abbiamo effettuato l'acquisto. Uno dei centrocampisti, 8.000 chiede, togliamo il bonus e facciamo così. E abbiamo risolto anche questo. Kadioglu al primo anno valeva 1.400.000, contando che che potrebbe crescere, è possibile che la clausola rescissoria rispecchi il suo valore. Quindi io rischierò la trattativa cercando di stare al di sotto della clausola. Se quel prezzo lì non va bene, vuol dire che la clausola è conveniente. Proviamo a partire da 2.700.000. 4 e 4, forse 2 e 9, con clausola della rivendita del 4%, 3 e 6, oddio, andiamo a fare 3 e 1, devono pensarci, ma dai! Ma dai! Ma cos'è sta roba? Mamma mia. Non ce ne va dritto uno, cioè il porteo si rompe sempre. Ho bisogno di una panchina per giocare anche alla Champions o almeno l'Europa League. Anzi, io sinceramente spero di arrivare arrivare o terzo in Champions o qualcosa del genere nel girone per andare in Europa, perché non ce la farò mai a giocare in Champions con questa squadra. Purtroppo io ho bisogno di giocatori per la panchina, non c'è più niente da fare. Spero che sia cresciuto un po' almeno. 71, vabbè, meglio di lui almeno. Ragazzi, io rischio, lui è l'ultima possibilità che ho. Parte da 63 e arriva a 79. Ma c'ho bisogno di un secondo ricambio. Nel giro al terzo anno dovrebbe essere arrivato a 67-68, voglio sperare. E per il campionato, come massimo turnover, secondo me può bastare. Proviamo a offrirgli sporadico. E gli sta bene, per fortuna. Avrei voluto prendere l'altro, ma mi rompe i coglioni per 8.000 euro, cioè boh. Vediamo un po' quant'è, con il minus sono un 60. Non è cresciuto per un cazzo nel giro di tutto sto tempo, però io ci spero. Beh, 67, dai, pensavo peggio, mi sta bene, guardate. Così abbiamo completato la panchina.
abbiamo completato la panchina e adesso non ci resta fare altro che avanzare.